1200 pagine di prove contro Gheddafi, suo figlio Saif al-Islam e il capo dei servizi segreti Senussi. Ci sono foto, filmati e testimonianze sui crimini contro l'umanità commessi in Libia dall'inizio della rivolta avvenuta il 15 febbraio. Crimini che sarebbero stati ordinati personalmente dal Rais contro gli oppositori del regime. Civili inermi uccisi dai cecchini, donne e bambini violentati e torturati, rapimenti. La Corte Penale Internazionale dell'AIA ha emesso un mandato di cattura accogliendo la richiesta del procuratore Luis Moreno Ocampo. A Misurata e a Bengasi, le due roccaforti dei ribelli, la gente è scesa per strada esultando. Stavamo aspettando questa notizia non dall'inizio della rivolta lo scorso febbraio, ma da ben 42 anni. Spero che sarà fatta presto giustizia. Sul fronte di guerra il conflitto entra nel centesimo giorno di operazioni, mentre i ribelli si preparano ad un'avanzata verso la capitale, partendo da est, dal crocevia petrolifero di Brega. Combattimenti pesanti sono in corso a sud di Zawia, porta d'ingresso per Tripoli.